Uomini e donne. Il tatuaggio di Niloufar per Giordano Foto. L'ex cronista di Uomini e Donne Niloufar Haddati è scossa e pentita per quanto accaduto durante il trono. La napoletana ha infatti ammesso di aver frequentato l'ex corteggiatore Stefano Guglielmini al di fuori della corte di Maria De Filippi. I due avevano un accordo. Niloufar doveva scegliere Stefano davanti alle telecamere, ma poi la ragazza si è tirata indietro. Durante la scelta di Sara Affifella, l'italo-persiana ha raccontato la sua verità e ha chiesto scusa a tutta la redazione del programma. Subito dopo la registrazione, ha scritto un lungo post su Instagram nel quale ha chiarito la sua posizione e ribadito il suo forte amore nei confronti di Giordano Mazzocchi, scelto al trono classico solo 2 settimane fa. Sono caduta e non in piedi, sono caduta nel modo peggiore in cui potessi cadere. Sono stata presuntuosa e ho pensato per un po' di poter essere invincibile, sbagliando. Ho ferito, ho mentito e deluso. Posso solo scusarmi all'infinito. Chiedere perdono, perché per il resto, sono impotente e non c'è altro da fare. Ammettere i propri sbagli e cercare di andare avanti. Farò tutto quello che è in mio potere per recuperare anche l'impossibile, perché ho tra le mani l'amore più puro che io abbia mai incontrato nella mia vita. Grazie perché ci sei stato quando tutto il mondo non c'era, nel giorno più brutto della mia vita, per sempre sulla mia PLLE. Ha scritto Niloufar su Instagram, mostrando il tatuaggio che si è fatta in onore di Giordano. Come si può vedere più in basso, Niloufar Haddati ha scelto di farsi tatuare una piccola G sul braccio. Un piccolo tatuaggio dal significato importante. La ragazza tiene molto a Giordano, così tanto da farsi incidere il suo nome sulla pelle. Un gesto che il ragazzo ha molto apprezzato, tanto che per il momento, ha deciso di restare al suo fianco. Niloufar e Giordano in crisi. Uomini e donne, Giordano resta con Niloufar. Ma sono scosso. Sono scosso per quello che è successo. Per come sono fatto io mi sento di stare vicino a lei. Dentro di me qualcosa è cambiato, non lo nego. La situazione mi tocca e non mi tocca. Non mi tocca perché so che l'interesse nei miei confronti è nato dopo, però erano altrettanti mesi che stavo qua per lei. Non riesco a capire nemmeno io, quello che mi sento adesso è di stare vicino a lei, ha detto Giordano nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Video in basso,